Dalla Vergine Maria e il diavolo negli esorcismi, introduzione, capitolo quarto. Le considerazioni di celebri esorcisti italiani, don Gabriele Amort e padre Candido Amantini, riguardo alla presenza e all'azione di Maria durante gli esorcismi, di cui viene dato conto nei capitoli precedenti, ci permettono di affrontare meglio il problema indagando sugli effetti determinanti che la vera devozione alla Madonna produce nell'ambito della lotta contro Satana. I demoni sanno benissimo che quando Dio disse a Satana: "Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe, questa ti schiaccerà la testa e tu le insiderai il calcagno", egli aveva stabilito di associare a sé una donna nella redenzione dell'umanità, irriducibile avversaria del male. Sin dall'inizio, Dio a Satana e ai demoni che avevano trascinato l'umanità alla rovina con la collaborazione di una donna, Eva, nella sua infinita sapienza oppose una nuova donna, la Vergine Maria. Come una donna aveva portato l'umanità sotto il potere di Satana, così ora il Redentore, a maggior umiliazione di Satana, l'avrebbe liberata con la cooperazione di una donna. Questo è uno dei motivi per cui durante gli esorcismi i demoni sono più sdegnati e furibondi nei confronti di Maria che non di Dio stesso. Prima pausa doverosa, perché già in questo capoverso sono scritto una montagna di cose di una straordinaria importanza, che sono queste. Maria è stata scelta da Dio, pur non essendoci strettamente bisogno di lei, e lei lo sa, non si offende di questa cosa, perché era conveniente che così fosse. Perché come da Eva cominciò la rovina dell'umanità, così da una donna doveva iniziare la riscossa. Come del resto promesso da Dio nel Protovangelo. Quindi c'è proprio un parallelismo antitetico tra Eva e Maria. Maria è il rovesciamento di Eva. E attenzione, questa operazione è stata compiuta da Dio a maggiore umiliazione di Satana, il quale si imbestialisce ancora peggio quando gli si oppone la Madonna, che non dinanzi alla maestà di Dio, non certo perché la Madonna è più grande di Maria, di Dio, ma perché è più piccola, e non solo di Dio, ma anche del diavolo stesso. E il diavolo, questo lo insegnava già San Luigi Maria Monfort, soffre incredibilmente di essere vinto da chi è più piccolo di lui. Perché la Madonna, in quanto creatura, poi specialmente prima della glorificazione, la natura umana è inferiore alla natura angelica. Queste cose bisogna tenerle presente, perché oggi si blatera e si chiacchiera a vanvera anche da parte di gente che si atteggia a fare i teologi, ma insomma, qualche mio confratello negli anni passati amava chiamarli teogastri. Non è un attributo molto fuori luogo per certi personaggi, ahimè. Quindi bisogna posizionare bene il problema. Proseguo la lettura. La cooperazione di Maria alla vittoria di Dio su di loro li umilia più che se Dio li vincesse da solo. Li umilia. Perché Dio non è contento di vincere il diavolo. Deve umiliarlo, vuole umiliarlo. Proprio perché è re dei superbi. Ed ecco perché, questa è una cosa che faccio io, questi tempi sono stati affidati a Maria. La fine di tutto quel travaglio che stiamo vivendo, di questi tempi stramaledetti di Satana, sarà con cosa? Con il trionfo del cuore immacolato di Maria. La Madonna sono 2 secoli che il Signore la sta sguinzagliando dappertutto. È a lei che è affidato di condurre la parte integra, la parte viva, la parte buona della Chiesa di Dio, quella in cui continua a vivere, continuerà sempre a vivere la Chiesa di Dio, alla vittoria. È lei la conduttrice. Essere sconfitti da Dio per mezzo della cooperazione di una creatura umana, inferiore a loro per natura,
e in più immacolata, quindi l'unica priva di quel peccato con cui essi avevano portato sotto il loro potere tutto il genere umano. Altro aspetto fondamentale, umilia grandemente il loro smisurato orgoglio. L'essere Maria, l'Immacolata, la sempre Vergine, l'umilissima Madre di Dio, associata come nessun'altra creatura a Gesù Cristo nell'opera della redenzione, assunta in cielo in anima e corpo, regina dell'universo accanto al Figlio suo, l'irrita. E li rende furiosi e blasfemi più nei confronti di lei che di Cristo stesso. Ripeto, questo lo scriveva Salvigi Maria Mignon da Monforte, con tutto il rispetto per il caro padre Pamonte, quasi 300 anni prima di lui. Dicono 300. Questo è il motivo per cui durante gli esorcismi i demoni, urlando, si rivolgono a lei con odio indicibile, senza osare chiamarla per nome, se non rarissime volte. Apostrofano la Vergine Maria con tono sprezzante, dicendo quella, la chiamano così quella, e aggiungendo bestemmie e un cumulo di volgarità e di ingiurie contro la sua persona. E se mi posso permettere una glossa, stia molto attento a bestemmia in maniera becera il nome di Maria, perché per quanto ne so, spero potrei sbagliarmi, ma non credo, Nostro Signore sarà molto più severo nel punire chi bestemmia e chi infama e ingiuria il nome della sua Santissima Madre, che non addirittura chi se la prende con lui in persona. Ma la santità e lo splendore di Maria la pongono così in alto fra tutte le creature umane e angeliche che spesso i demoni sono costretti a elogiarla per la grandezza, la potenza e il fulgore divino che splende in lei. Questi momenti sono straordinariamente toccanti, perché i demoni, trovandosi accecati da così tanto splendore che per essi è dolorosissimo, sono obbligati a testimoniare la dignità straordinaria della Madre di Dio. Dignità straordinaria della Madre di Dio. Tra tutte le creature umane e angeliche, ad affermare tutta la verità su di lei e ad ammettere la loro completa impotenza di fronte ai voleri di colei che Dio, onnipotente per natura, aveva proclamata regina dell'universo e ha reso onnipotente per grazia. Quindi attenzione che, come sempre diceva San Luigi Monfort, chiunque minimizza la Madonna, anche se a volte può avere la scusante della buona intenzione, certamente motivata in maniera distorta, perché qualcuno si mette a fare, come dire, il detrattore di Maria con il pretesto di fare l'avvocato difensore del primato di Gesù Cristo, il che è un'idea completamente sballata, però almeno attenua, diciamo così, la responsabilità di chi si mette a fare questi improbabili, ecco, voli pindarici. Monforte diceva: chi ha bassa considerazione di Maria è un segno di riprovazione. Chi ha una devozione, un amore, un senso alto della grandezza di Maria è un segno di predestinazione. Predestinazione nel senso di stare in quel misterioso numero degli eletti che sono già scritti tutti quanti, il famoso libro della vita dell'Apocalisse, cioè di coloro che ce la faranno ad arrivare in paradiso e che Dio già riconosce, già li preconosce. Riprendo la lettura. C'è allora, come ho anticipato nell'introduzione, un curioso alternarsi di espressioni sprezzanti e volgari e di catechesi e lodi dolcissime, che loro malgrado i demoni sono costretti a pronunciare sulla Vergine Maria con grandissimo disgusto.
Su queste eccezionali attestazioni che i demoni talvolta fanno durante gli esorcismi, così scrive padre Candido Amantini, stragrandissimo uomo, santuomo, nel libro che ho già citato. A volte però il maligno è stato costretto a confessare a propria onta, per bocca dei posseduti, la sua completa impotenza di fronte ai voleri della sovrana del cielo e della terra. Altre volte ha dovuto persino mutarsi, nonostante la sua immensa ripugnanza, in panegirista di Maria. Ci ha fatto i panegirici, vedete, nei confronti della Madonna. A questo proposito, cercherò di ricordare il caso di un fanciullo undicenne posseduto, con questo concludiamo, il quale, per comando degli esorcisti domenicani, dettò estemporaneamente il seguente sonetto, prima ancora che fosse definito il dogma dell'Immacolata Concezione. Questo è un episodio molto famoso, eh? Qual era questo sonetto? Il fatto anzitutto avvenne nel 1823 in una città dell'Italia meridionale che allora si chiamava Ariano di Puglia. Sto bambino di 11 anni, era esorcizzato da due predicatori domenicani, padre Cassetti e padre Pignatura. E questi era un ragazzino, attenzione, di 11 anni e analfabeta. Cosa si sono inventati questi esorcisti? Si sono messi in testa di imporre al demonio, nel nome di Gesù, siamo nel 1823, quindi 41 anni, no, 1854 il dogma dell'Immacolata Concezione, quindi 31 anni prima del dogma dell'Immacolata Concezione. E si imposero al demonio, nel nome di Gesù, di dimostrare che Maria era immacolata. E gli comandarono di farlo, attenzione, ragazzino di 11 anni analfabeta, mediante un componimento poetico di 14 versi endecasillabi, cioè 14 versi, ciascuna delle quali doveva avere 11 sillabe a verso, endeca, sillabi, a rima obbligata e alternata, come sentiremo, e distinti in due quartine e due terzine. Capito? Mi rifare una poesia fatta così. Allora il demonio attraverso il ragazzo, così capiamo anche la testa che c'ha questo qui, compose un testo poeticamente geniale e al tempo stesso teologicamente esatto sulla verità dell'Immacolata Concezione. Lo leggo perché io qualche volta l'ho usato anche nelle omelie dell'Immacolata Concezione. Se, sentite il diavolo che cosa ha scritto e poi chiudiamo. Vera madre sono io di un Dio che è figlio. E sono figlio di lui, benché sua madre. Cioè, capite, sta parlando a nome della Madonna. Ab aeterno nacquegli ed è mio figlio. Nel tempo io nacqui, eppur gli son madre. Egli è mio creatore ed è mio figlio. Sono io sua creatura, egli son madre. Fu prodigio divin l'essere mio figlio. Un Dio eterno e me aver per madre. L'essere quasi è comune tra madre e figlio, perché l'essere dal figlio ebbe la madre e l'essere dalla madre ebbe anche il figlio. Attenzione adesso, è l'ultima terzina. Ora, se l'essere dal figlio ebbe la madre, o sa da dire che fu macchiato il figlio, o senza macchia sa da dire la madre. Era impossibile, ovviamente, che un ragazzo analfabeta potesse realizzare una composizione simile. Pertanto, un trentennio dopo, nello stesso anno della proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione, 1854, quel testo fu presentato al grandissimo
meraviglioso, Papa Pio IX, che Dio lo strabenedica, perché solo per il dogma dell'Immacolata, santo subito per quanto mi riguarda. Il pontefice appena abbia ascoltato quei versi, bellissimi e così dogmaticamente e teologicamente santi, pur essendo opera di quel singolare cantore dell'Immacolata, questo è l'autore, Diavolo, splendente in volto, si commosse profondamente, scoppiando improvvisamente in un pianto di tenerezza. Grande Papa. Eccoci, lasciamo in questo modo. Quindi, cosa ci fanno pensare queste cose? Che dobbiamo sempre ricordarci e ricordarglielo anche al diavolo, che gli fa bene ogni tanto. Chi comanda? Se noi stiamo dalla parte di Gesù e di Maria, noi stiamo dalla parte di chi comanda. Per cui, sì, il diavolo adesso sta facendo il pazzo, ma fa il pazzo con chi non è dalla parte giusta, non sta con Gesù e con Maria. C'è qualcuno che oggi c'ha anche, come dire, il cervello sintonizzato su frequenze buone, ma sta ancora un po' troppo sul fronte laico. Quindi avere il cervello sintonizzato su frequenze buone è una cosa buona, ma per vincere contro il diavolo non basta. Ci vuole essere sintonizzati dalla parte giusta, speriamo che il Signore ci faccia sempre trovare lì.